al negozio di dischi di via Vescovado, i ladri rubano solo il fondo cassa, sconvolti anche i clienti e Bitonci attacca l'amministrazione Rossi Zanonato. L'assessore alle attività produttive risponde ai commercianti che chiedono le sue dimissioni, turisti quadruplicati, resto fino a fine mandato, dice. Nessun ministro veneto nel nuovo governo, per Zaia un brutto giorno, intanto Zanonato Twitter su in bocca al lupo al successore Federica Guidi. Presentato oggi il candidato del Movimento 5 Stelle per le amministrative di Padova, Giuliano Altavilla, storico fondatore del gruppo padovano, con me, dice, altri 32 sindaci. Un'altra amara sconfitta per il Padova, mister Serena non riesce nell'impresa contro l'Empoli, biancoscudati battuti in casa 0-1. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Purtroppo ancora spaccate nel centro storico di Padova, la città ancora presa di mira dai ladri, e questa volta sono entrati nello storico negozio di dischi 23 vicino al Duomo. Alla fine anche lo storico negozio di dischi di via Vescovado è stato visitato dai ladri nella notte. Malviventi che si sono accontentati di infrangere il vetro della porta d'ingresso, razziare il fondo cassa, portare via uno speaker e scappare. Paggio di Vianelli sta qua. Parla una residente, testimone soltanto alcune settimane fa della rapina di 5.000 euro nella stessa via. Non c'è vigilanza. Siamo trascurati. Sconvolti anche i clienti, il negozio è conosciuto anche fuori provincia. Mi è dispiaciuto che sono venuti a rompere, però insomma per fortuna mi pare che non abbiano fatto grossi danni. A parte magari il danno morale, quando entri in un negozio ti rendi conto che qualcuno è entrato in casa tua, è brutto insomma, quello non lo auguro a nessuno. Questa notte i ladri hanno visitato anche il negozio di parrucchiere di via Cavalletto, anche qui rubato registratore di cassa con circa 200 euro all'interno. Sulla spaccata del famoso negozio di dischi arriva anche una nota di Massimo Bitonci, senatore della Lega Nord. Esprimo la mia solidarietà al titolare del negozio che ha subito l'ennesima spaccata e a tutti i padovani indignati per il degrado in cui la coppia Rossi-Zanonato ha ridotto la città. Uno dei titolari del 23 regolarmente al lavoro questa mattina ci accoglie, mai successo in 40 anni di lavoro, dice. Evidentemente se succedono queste cose non è sicurissimo, ecco, anche se siamo tutto sommato in una via relativamente centrale, posso immaginare quelli che abitano nei vicoli o dentro in ghetto. La sua decisione comunque questa mattina di riaprire? Mia no, di Maurizio e Daniele, di riaprire, sì, ovviamente, sì. Perché bisogna tenere duro. La minaccia dei furti riguarda tutta la provincia, per questo abbiamo coinvolto i sindaci nei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono le parole del prefetto di Padova, Patrizia Impresa. I risultati, dice, però stanno arrivando. Cercando di creare, nel mettere in campo tutte le risorse che potevamo avere, di cui disponevamo, risorse intendo dire uomini e mezzi, delle strategie che ovviamente, oltre a reprimere, facessero un'attività di prevenzione per ridare tranquillità, sicurezza alla gente, ma soprattutto che portassero a dei risultati. E devo dire che già insomma, dopo un primo ciclo di attività, di servizi abbastanza intensificati, molti risultati sono arrivati, nel senso che abbiamo arrestato persone che erano abituate a venire in città a depredare anche in alcuni paesi della cinta, ci sono stati quindi molti arresti sia dalla Polizia di Stato che Carabinieri, abbiamo recuperato della merce, ma soprattutto noi vogliamo, l'intento è quello di restituire a questa città una sorta di vitalità che merita. E a proposito dei commercianti del centro, qualche giorno fa l'associazione ACC aveva chiesto le dimissioni dell'assessore al commercio Marta Dalla Vecchia, che risponde così. Insomma, bastava avere un po' di pazienza, no? Ed aspettare maggio, mi sembra che arrivi tardiva la richiesta di dimissioni, in fin dei conti io sono in scadenza, credo che in questi anni abbiamo fatto molte politiche per il centro storico, che sono state anche politiche che hanno portato a Padova tantissima gente. Risponde snocciolando un altro dato, ovvero l'aumento delle presenze dei turisti a Padova, cresciute in 4 anni, a suo dire di un terzo. L'assessore al commercio
commercio Marta Dalla Vecchia ribatte i rappresentanti dell'associazione ACC commercianti del centro che nei giorni scorsi avevano chiesto le sue dimissioni puntando il dito sul suo operato. Lei si difende: la città ora è più accessibile con la creazione del parcheggio ex Kledka davanti a Piazzale Boschetti. E poi quello che mi piace sottolineare di Padova è che crescono il piccolo commercio, non tanto le medie e grandi strutture di vendita. Penso sia il frutto di questa politica che crede nei piccoli negozi che noi abbiamo perseguito ormai da 10 anni. Per i commercianti invece i dati della Camera di Commercio parlano di un saldo negativo, meno 95 tra aperture e chiusure. Nel 2013 infatti, a fronte di 418 nuovi negozi iscritti, hanno cessato ben 513 attività. Questi sono i dati del SUAP, l'ufficio, lo sportello unico attività produttive di Padova. Si riferisce ovviamente non al numero delle imprese, che credo sia quello riportato dai commercianti, si riferisce al bilancio delle attività di apertura e chiusure. Ed ora la politica, il nuovo governo Renzi, 16 ministri, 8 uomini, 8 donne, nessun veneto. Sentite come commenta questa cosa il governatore Luca Zaia. Beh, direi che il governo Renzi è tutto secondo copione. Ovviamente un territorio come il Veneto, che paga 21 miliardi di tasse all'anno, che di fatto mantiene l'Italia, si ritrova a non avere nella stanza dei bottoni neanche un ministro. Il che vorrà dire che dovremmo tenere alta la guardia, continuare a battere sui soliti temi, che sono quelli dell'occupazione, che sono quelli di avere le tasse nel nostro territorio e soprattutto chiedere che si taglino gli sprechi. E intanto l'unico ministro veneto dell'ex governo Letta, Flavio Zanonato, torna a Padova, twitta però al suo successore Federica Guidi, nuovo ministro per lo sviluppo economico, un fortissimo in bocca al lupo, si legge nel profilo Twitter di Flavio Zanonato, ex ministro allo sviluppo economico. Ma sentite cosa ne pensano del governo Renzi, dei ministri, del fatto che non ci sia neanche un veneto, i padovani. Il fatto che non ci sia neanche un veneto, secondo lei, toglie qualcosa al territorio? Oddio, non è molto. Non hanno fatto una bella figura i veneti, insomma, i politici veneti, non dico altro. È un problema di riconoscere anche quelle che sono anche le peculiarità economiche regionali, che vanno riconosciute anche in termini economici, di tasse, di investimenti, di soldi che devono rimanere nel territorio. Non è indifferente, ma ho poco da dirvi. Vi ringrazio di tutto, ma non so rispondere, perché di politica so zero. E questa è una colpa, eh? Aspetto di vedere il governo all'opera e poi le so dire. Piace solo per l'abbonino, per gli altri non mi interessa. Veneti o no, basta che siano bravi. Abbiamo avuto ministri veneti, ben poca cosa, quindi l'importante è che siano bravi e che sappiano fare. Non è la più grande preoccupazione che abbiamo in questo momento. Per me no, anche perché quelli che sono stati fino adesso non è che abbiano fatto qualcosa di importante, che sia ben chiaro questo. Io credo che debba esserci rappresentanza soprattutto del Veneto, che effettivamente è una regione che, diciamo, aiuta l'Italia dal punto di vista economico. Molto. Mi pare che il Veneto è molto importante come spinante della questione italiana, perlomeno insomma, siamo quelli che diamo anche noi i soldi per tutto il resto dell'Italia, quindi era giusto che ci fosse anche qualche rappresentanza veneta. Dopo tutto quello che è successo in questi 20 anni, direi che forse è meglio attendere un attimo a giudicare sui fatti piuttosto che sui nomi, sulle ideologie. Dalla politica nazionale a quella locale, verso le amministrative di Padova a maggio, e oggi il Movimento 5 Stelle ha presentato ufficialmente il suo candidato. Noi oggi non presentiamo un candidato sindaco, noi presentiamo un gruppo che si candida ad amministrare questa città. Noi presentiamo 32 candidati sindaci. La conferenza stampa in libreria, organizzata solo per i giornalisti, a cui seguirà poi il banchetto in Piazza delle Erbe. Sono in 3, ma parlano a nome di 32 militanti che hanno scelto di mandare avanti nella corsa a sindaco di Padova, Giuliano Altavilla. Sono un padovano lavoratore che da 20 anni vota. Ex elettore DS e Italia dei Valori, consulente informatico, paracadutista durante la leva con i carabinieri, uno dei primi militanti padovani del movimento. Altavilla parla di follia collettiva, di voglia di cambiare e chiede fiducia. Non avrei accettato di essere candidato sindaco se non avessi avuto una squadra alle mie spalle. Io da solo, se mi presento per Padova, prendo 10 voti. Il movimento, tengono a sottolineare, si è mosso indipendentemente dal leader Beppe Grillo. Il programma sarà presentato a breve, le loro bandiere comunque rimangono la trasparenza dei bilanci, ma soprattutto
soprattutto la guerra al nuovo inceneritore. Quello è l'avversario più temibile per noi, il cittadino che si è abituato al degrado, che si è rassegnato, che non crede più che le cose possano cambiare. Ognuno di noi deve fare la propria parte, solamente così possiamo farcela, solamente le persone intelligenti possono mandare, diciamo, a casa gli incompetenti. Slogan e striscioni, gli attivisti del Centro Popolare Gramigna oggi hanno manifestato a Padova per esprimere solidarietà ai 4 militanti no TAV che sono attualmente in carcere con l'accusa di sabotaggio al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. I manifestanti padovani si sono trovati alle 14.30 in stazione, circa una ventina, anche se il gruppo poi ha raggiunto una cinquantina di partecipanti che in corteo hanno sfilato fino alla prefettura, creando non pochi disagi al traffico del sabato pomeriggio. Bloccata la circolazione sia via Le da Lunga che in corso Milano, stazione e percorso ovviamente blindato dalle forze dell'ordine. Ed ora ancora la cronaca con altre notizie che arrivano da Padova e provincia. Ancora furti in città, denunciati due diciottenni filippini sorpresi a rubare oggetti di pelletteria all'interno della Rinascente. Nascosti nei capotti avevano un bottino di 150 euro. Denunciato anche un 28enne kosovaro che stava nascondendo in una borsa capi d'abbigliamento all'interno del negozio H&M sull'Istone. Una donna di 40 anni invece in via Trieste, mentre apriva la macchina, è stata avvicinata da un nordafricano che le ha strappato di mano le chiavi e le ha rubato l'auto. La droga viaggia in tram, nell'immagine si vede lo spacciatore tunisino ricevere la dose da un nigeriano, siamo alla fermata di via Spetti, poi riceve la telefonata del cliente, cerca di uscire, ma a questo punto dietro di lui gli agenti della squadra mobile lo bloccano e lo arrestano tra lo stupore dei passeggeri. Il nordafricano era uscito dal carcere il 31 gennaio per buona condotta, ma aveva subito ripreso la sua attività di spacciatore, in tasca aveva 45 grammi di eroina. Vendeva frutta e verdura senza le indicazioni obbligatorie sulla provenienza. Oltre 430 prodotti alimentari, tra cui pesce, spezie, farine, bevande privi di etichetta o con etichettatura non conforme, sono stati sequestrati. Le irregolarità sono state scoperte dalla Polizia Municipale di Padova in un negozio etnico in Piazza De Gasperi, gestito da un extracomunitario, a cui sono state contestate violazioni per oltre 4.000 euro. Il Veneto oggi si è stretto attorno ai suoi nuovi quattro cardinali che a San Pietro hanno ricevuto da Papa Francesco la berretta cardinalizia. Sono i vicentini Riccardo Ezzati, Andrello e Pietro Parolin, il segretario di Stato Vaticano. E poi c'è il padovano Loris Capovilla, presente alla cerimonia, il presidente del Veneto Luca Zai e numerosi sindaci, anche il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. E siamo allo sport, alla vigilia della gara. Mister Serena l'aveva definita una delle partite più difficili, quella con l'Empoli, e infatti non è riuscito nella sua missione. Il Padova ha perso in casa contro i toscani in rete al 35esimo, Maccarone ritornato al gol. In porta per il Padova c'era Timo Tinocchi che ha parato numerosi tiri fatti dall'Empoli. Il Padova dunque è penultimo in classifica con 21 punti. Il Cittadella invece pareggia 1-1 con la Juve Stabia. In chiusura vi ricordo la programmazione: alle 21.05 il film Anima Persa, domani mattina invece alle 9.05 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa dalla chiesa di Cavolano di Sacile, alle 13.15 Idea Formazione, si parlerà di giovani e nuove tecnologie, rischi e opportunità del web, e alle 17.55 Agricoltura. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito, buona serata.